Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video del nostro Circo Venezia, signori miei, verso la corsa Venel Road to Triplete, signori miei. Allora, oggi siamo tornati col Venezia per continuare la nostra marcia con l'obiettivo del Triplete, raga. Allora, oggi ci aspetta la partita di Coppa Italia con la Lazio, che è fondamentale, signori, per il nostro percorso. Ma prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. Comunque, i link sono in descrizione. Se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, lo potete fare tramite il link che trovate sempre in descrizione con l'operazione PayPal. Detto questo, signori miei, intanto. Allora, contro Lazio è partita fondamentale, quindi scendono in campo i nostri 11 titolari. Non toccherà niente. Raga, andiamo in campo, andiamo in campo. Ci siamo, signori miei, siamo a Pierluigi Penso, Venezia, Lazio, siamo a casa nostra. Non so niente, l'andata è finita 2-0 per noi. Ah, sta per là, allora potevo giocare pure con i panchinari. Non mi ricordavo che l'andata già l'avevamo vinta. Porca miseria, sta per la potevo mettere in campo i panchinari. Vabbè, non fa niente. Vedremo di far entrare qualcuno a metà durante la ripresa. Però l'importante, raga, è che la chiudiamo la partita. E non gli diamo la possibilità di riaprirla a loro. Perché dico, con un gol loro la riaprono. Abbiamo. Chi è Bolt lì che ci sta inseguendo? Lazzari. Da quando Lazzari è così veloce, raga? Mi sono perso un passaggio. Dai, dai, Riquelme. Riquelme se ne va. Anche questo è velocissimo. Dai, Brillo. La recupera Brillo. Ma, raga, ma si sono dopati tutti quelli della Lazio. Scusatemi, sono troppo veloci. C'è qualcosa che non va. Gran colpo di tacco a centrocampo, forse di Orsolini. Non ho ben visto. Allora, la Lazio cerca di spingere sulla fascia di destra. Piera cerca un intervento in scivolata al volo. Da seguire Neymar, due gol nelle ultime partite. Neymar sta giocando bene, sta giocando bene il nostro simulatore. La giochiamo lì vicino per non perderla, però questa volta avevo visto il movimento dei giocatori dalla Lazio, quindi sono stato tranquillo nel passaggio. Riquelme, Mbappé, dove? Messi che fa? Si decide a partire? Messi no, va bene, Lollo per il mapa per Messi che libera il destro, ci prova il tiro! Messi dal limite dell'area. È un passaggio praticamente a Müller, però va bene. Ora la Lazio sta cercando di ripartire. Siamo a centrocampo. Pallone girato sul lato di destra. Lazzari viene subito chiuso da Neymar Junior che recupera la palla. Grande Neymar. Il Venezia con calma la gira nel cerchio di centrocampo. Palla che arriva a Messi, la pulce per Mbappé per Riqui Riquelme. Vede il bellissimo movimento di Mbappé che la mette a terra. Tiro subito, respinto da Müller. Bellissima questa azione del Venezia, signori miei. Grande azione, passaggio in profondità di Riquelme per El Mapa che però sbaglia, attenzione, Orsolini vede Lollo che ci prova subito, palla che va a finire oltre le barriere praticamente, proprio ciabattata terribile di Lollo Caffè che ricordiamo è sempre la nostra mascotte, è l'unico giocatore che ci è rimasto da inizio stagione, da quando abbiamo iniziato in Serie B, praticamente Lollo Caffè è l'unico che ci è rimasto in squadra. Ricordiamo che noi dobbiamo sempre avere una mascotte, infatti con i gamberetti abbiamo fatto il grave errore di vendere tutte, raga, ma il nostro lo riporteremo a casa tutte, raga, tutte lo riporteremo a casa, non in questa stagione che stiamo per iniziare che è la Championship, ma se arriviamo in Premier, signori miei, ce lo portiamo a casa perché tutte è la nostra mascotte, come qui c'è Lollo Caffè e il portiere, come si chiama il portiere di riserva che abbiamo? Vuoto mentale totale, va bene, non fa nulla. Attenzione, qua ci stiamo distraendo un poco troppo. Mi sa, qui ci stiamo distraendo un poco troppo. Infatti, stiamo a parlare delle cose che non c'entrano niente con la partita. E la Lazio passa in vantaggio 1-0 per la Lazio. Chi ha segnato? Chi è costui che ha osato violare la porta veneziana? Julian Alvarez, primo gol in Coppa Nazionale. Giustamente, contro chi doveva farlo il suo primo gol in Coppa Nazionale? Contro noi, perfetto. Allora, raga, noi abbiamo ancora un gol di vantaggio, ok? Evitiamo di buttare all'aria tutto quello che abbiamo fatto bene nella partita d'andata. Messi, sei dei nostri, sei in campo, Messi mio. È il mapa, ci prova di sinistra al limite. Palla fuori. Errore del mapa. Mbappé, va bene. Rinvio della Lazio.
Müller, palla, centrocampo in direzione di Alvarez, Piera contrasta e riesce a far arrivare la palla a non so chi, comunque la recupera Piera, Piera per Riquelme, Riquelme che scivola ma riesce a servire Messi, Messi l'apre per Mendoza, Orsolini, Orsolini vede il buco per Mbappé, 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 ah, intervento di scivolata ma riesce a tornare sul pallone, palla per Lolo Caffè, Lolo Caffè ancora per Mbappé, Mbappé per Lolo Caffè, Lolo Caffè per Riquelme che cerca di girarsi ma riesce a recuperare la palla, palla per Lollo, al limite dell'area, il Venezia, il Venezia, il Venezia, Messi, Birindel, Birindel, che ci fa lì Birindel? Attenzione a Messi che si gira al limite dell'area, niente da fare. Al 31esimo, altro pallone parato da Müller. E la Lazio cerca di ripartire. La Lazio cerca di ripartire. Attenzione sul lato di destra con Diae. Attenzione a questo Diae che è molto, molto veloce e molto pericoloso. Grande l'intervento di Birindelli che ridà palla a Riquelme. Riquelme, Riquelme, Riquelme. Vede lo scatto sulla fascia di Birillo Birindelli che però si ferma perché Diae è più veloce. Allora Birillo per Messi. Messi vede Mbappé. Mbappé vede Riquelme che dentro l'aria piazza il tiro. Mannaggia di pochissimo. Attenzione, scontro. Nessuno va sul pallone, Mbappé riesce a recuperare la palla, attenzione, al limite, Birindelli, Birindelli per Lollo, 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 vede il momento di Neymar, 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 al limite dell'area, la piazza, Neymar! Müller fa un miracolo, è al 37esimo, mantiene il vantaggio della Lazio, gran tiro di Müller, parte pure una zolla di terra, gran tiro di Neymar, scusatemi, gran parata di Müller. Calcio d'angolo, Messi la gioca vicina per Birindelli. Il Venezia adesso sta spingendo. Bella attenzione! Sforbiciata volante. Lollo ancora la possibilità del pallone. Lollo, Lollo, Lollo. Si ribatti, ribatti. Davanti l'aria. Attenzione, attenzione. Bella il passaggio in profondità. Messi non ci arriva di poco. Al 40esimo. Il Venezia ha spinto sull'acceleratore. Attenzione, Andiae. Attenzione, Andiae. Birindelli non si fida di fare interventi. Scivolata e va a copertura, palla comunque che arriva sulla fascia di destra per sulla fascia di sul lato di sinistra laziale per Alvarez, Riqui Riquelme, grande recupero. Attenzione con calma, ora con una serie di passaggi col tiki taka il Venezia cerca di riuscire e riproporsi. Che cosa stiamo facendo? Attenzione, non si sapeva chi doveva andare a prendere questa palla fra Riquelme e Birindelli, a momenti la palla usciva fuori. Cerchio di centrocampo, nei minuti di recupero, attenzione, 2 minuti di recupero, il Venezia sta cercando di proporsi ancora, vuole chiudere il primo tempo in pareggio, Mbappé, 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 niente, perde il pallone, siamo a 1 minuto e 30, la Lazio riparte sulla sua fascia di sinistra, palla lunga, 2 minuti sono di recupero, sono scaduti, attenzione, attenzione alla Lazio, Plizzari salva tutto, 3 minuti, 3 minuti, la partita finisce qui, primo tempo, 1-0 per la Lazio. Fino a questo momento il Venezia è qualificato al prossimo turno di Coppa Italia. Le statistiche dicono Venezia, impressionante. Le statistiche dicono Venezia. La Lazio ha fatto un solo tiro in porta e ha trovato il gol del vantaggio. Però va bene. Ripartiamo così, raga. Non facciamo sostituzioni. Non facciamo sostituzioni per la quale. E cerchiamo di recuperare almeno fino al 60esimo, perché se non è già al 60esimo Messi non avrà più fiato nemmeno per uscire dal campo. Quindi dal 60esimo al 60esimo poi faremo entrare il nostro pezzo di legno Wood. Attenzione, ancora Ndiaye, ce lo siamo persi, però per fortuna il cross è inguardabile. Il cross è inguardabile e il Venezia può ripartire con la rimessa al fondo da parte di Plizzari, Plizzari per Piera, Piera la gira per Collins, Collins per Lollo Caffè, Lollo Caffè. La palla arriva a Orsolini, Orsolini, Messi l'aveva girato Orsolini, Orsolini si gira, vede il movimento di Messi che però gliel'ha data con 2 secondi di ritardo, raga. Gliela davo subito e il passaggio era perfetto. Attenzione al Venezia, attenzione alla Lazio che ora cerca di uscire, ancora sul lato di sinistra Ndiaye, velocissimo, Birindelli cerca di chiuderlo, Birindelli, Birindelli ci mette il piede ma non ci riesce, attenzione! Palla al limite, no, 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 Plizzari! Palla fuori, attenzione, pericolosissima la Lazio, Lazio pericolosissima. Venezia non può, attenzione, guarda, come si è avvicinato e io la sparavo a pacchio fuori, via, vai, ciao, vattela a prendere là sotto. Ok, rinvio. Attenzione ancora al Venezia, nel cerchio di centrocampo la palla arriva a Neymar Junior, Neymar Junior che riesce a vedere il movimento di Pellegrini, 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 si deve fermare però, si deve fermare perché è subito chiuso, la palla arriva a Mbappé, Mbappé per Messi, Messi che vede il... Mannaggia, vede... Mi sono spremuto tutto, non mi è uscito il nome praticamente di Mbappé. Attenzione ancora palla al centrocampo, il Venezia sta spingendo tantissimo, Lollo Caffè, Lollo Caffè, vede Riquelme che vede Mbappé che entra in aria ma perde il pallone, attenzione Riquelme ancora cerca di recuperarlo, il Venezia sta spingendo tantissimo, ma non riesce a trovare l'ultimo passaggio giusto, signori miei.
Attenzione, grande anticipo di Mendotoro Orsolini, grande Orsolini che vede Neymar, Neymar per Mbappé, cerca di creare lo spazio, vede lo scatto di Messi, Messi che entra in aria, Messi si ferma, passaggio Mbappé inguardabile, fuori gioco, e vabbè, è un passaggio inguardabile quello di Messi per Mbappé, signori miei. Doppia sostituzione per la Lazio, fuori Ayoze. Non so chi sia, non so chi sia entrato, non so chi sia uscito. Vediamo. Allora, fuori Perez per Morelos. Morelos. E fuori Ndiaye per Johnny. Ok, ci siamo levati Ndiaye su quella fascia, signori miei. Speriamo che Johnny non sia meglio di Ndiaye. Perché se no, siamo passati dalla padella alla brace. Birillo Brindelli non riesce a mettere a terra un pallone. Attenzione! No, 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 no. Palo! Mamma mia, che palo della Lazio, signori miei! Palo della Lazio vicinissima al pareggio, signori miei, vicinissima al 2-0 che sarebbe significato pareggio. Attenzione, 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 Mbappé perde la palla. Mamma mia, azione della Lazio, ora però il Venezia recupera palla con Orsolini, Orsolini per Riquelme, Riquelme la gira per Mbappé per Messi che si fa anticipare. Siamo al 68esimo. Messi cerca di rincorrere l'avversario per recuperare la palla. Palla che ora arriva al centrocampo ancora per il giocatore della Lazio. Lazio che con il tiki-taka si sta sportando sul suo auto di sinistra. Non so chi sia il giocatore della Lazio. Morelos. Aia. Attenzione, la Lazio riesce a entrare in aria. Lazio riesce a entrare in aria. No, pareggio 2-0 della Lazio, raga. Al 71esimo. Al 71esimo, 2-0 della Lazio. Partita recuperata in pieno della Lazio. Gol di Skiri, non so chi sia Skiri. Io ho ritardato a fare le sostituzioni, raga. Ho ritardato a fare le sostituzioni. Fuori Messi per Wood, fuori Riquelme per Castagna, signori miei. E andiamo avanti così. Orsolini non lo tocco, anche se stanco. Orsolini non lo tocco. 2-0 della Lazio. 2-0 della Lazio sul Venezia. Risultato pienamente recuperato. Risultato pienamente recuperato. Altro pallone sbagliato. Raga, dobbiamo stare concentrati però, perché la Coppa Italia è il nostro obiettivo. La Coppa Italia è un nostro obiettivo. Quindi lo troviamo un gol, signori miei, attenzione. Wood si fa anticipare. Lazio in piena fiducia, Lazio in piena fiducia. Ho trovato il gol del 2-0 al Pierluigi Penso. Partita completamente recuperata da parte della Lazio di Simone Inzaghi. Attenzione ancora, al limite dell'area. La Lazio ci prova, attenzione. No, 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 no. Lollo la recupera. Lollo la recupera e vede Orsolini. Vede Orsolini, vede il momento di Wood. Accelerazione di Wood. Che vede l'apertura per Neymar. Che riesce a metterla a terra. Neymar si ferma. Si ferma Neymar. Attenzione ancora. 1-2 è fuori gioco. Mannaggia. No, non era fuori gioco. Grande azione della Venezia al 78esimo. Non era fuori gioco. Pensavo fosse fuori gioco. Invece no. No, stop inguardabile di Pellegrini, signori miei. Stop inguardabile di Pellegrini. Ora allora, la Lazio cerca di ripartire. Attenzione, ricordiamo che il risultato di 2 a 2 in questo preciso momento. La somma dei gol per ora dice 2 a 2. Due gol del Venezia all'Olimpico, due gol della Lazio al Pierluigi Penza. Attenzione, però, grande recupero del pallone del Venezia con Neymar. Neymar non ci sta. Neymar non ci sta nemmeno tutto il Venezia. Mbappé, però, si confonde. Mbappé, mannaggia. È bello che la volevo giocare con i panchinari. Partita a 100 all'ora questa partita, signori miei. Attenzione ancora, ancora. Vediamo se Pellegrini riesce a evitare la rimessa laterale. Non ci riesce. Non riesce a recuperare la rimessa laterale. Neymar non riesce però nemmeno lui a recuperare, a intercettare il pallone. Attenzione ancora alla Lazio. Attenzione ancora alla Lazio. Neymar. Wood vede le praterie per Castagna, che con il movimento cerca di fare fuori il difensore. Castagna vede Mbappé ancora, palla indietro per Lollo. Lollo, bello il movimento di Lollo. Lollo che vede Mbappé che vede Wood la deve solamente tirare, non ci riesce. All'87esimo la partita inizia a farsi interessante, signori miei. Attenzione, ricordiamo che noi dobbiamo vincere per continuare la corsa verso il triplete, signori miei. Una sconfitta significherebbe addio al sogno. Una sconfitta significherebbe addio al sogno triplete, non diciamo al sogno Champions e Scudetto, ma il sogno triplete sarebbe decisamente ridimensionato. Attenzione ancora, buono il movimento. Attenzione, attenzione Mbappé, potrebbe salvarla lui come è stato con l'Inter. Attenzione Mbappé, attenzione Wood entra in aria, Wood! No, fuori di pochissimo, no, no, nei 2 minuti finali di recupero, allo scadere. Palla deviata dal difensore della Lazio. Vediamo se ci sarà il tempo per il calcio d'angolo. Il tempo c'è, il tempo c'è. Attenzione, Neymar a batterla. Neymar batte il calcio di punizione. Palla per Wood. Wood la gira. Wood, vediamo se riesce a girarla. È finita.
Finisce la doppia sfida tra Lazio e Venezia. Si andrà ai tempi supplementari, signori miei. Il Venezia ha sprecato tantissimo. Il Venezia ha sprecato tantissimo. 8 tiri in porta, incredibile. La Lazio ha fatto 2 tiri in porta e 2 gol ha trovato. Iniziano i tempi supplementari, signori. Partita che si protrae più del previsto, però va bene. Venezia che attaccherà da sinistra verso destra. Allora, palla è per Mbappé. Potremmo fare entrare Isak, ma non mi fido di più di Mbappé, raga. Attenzione ancora, il Venezia sta cercando di tenere palla con il tiki-taka. Vuole cercare di aprire la situazione. Del Venezia, attenzione, attenzione, la palla è lì. Il Venezia fa il 2-1, è regolare. 2-1 del Venezia. El Mapa. Kylian Mbappé, signori miei. Attenzione, attenzione. Chi è stato? Castagna! Castagna vince un rimpallo in un punto bellissimo dell'area di rigore laziale. Müller questa volta non può niente. Meno male che ho avuto l'istinto di passarla a Mbappé. Ho visto Mbappé libero al centro dell'area. Un rigore in movimento. Quarto gol in Coppa Italia per Mbappé. E il Venezia che si porta sul 2-1. Attenzione, ora qualsiasi risultato non si andrà ai rigori, signori miei. Ora io non ricordo se con l'eventuale 3-3 passiamo noi o passano loro, ma di sicuro non ci saranno più i rigori, signori miei. Rigori, paura dei rigori annullata. Attenzione, il Venezia! Grande parata del portiere del Venezia. Mamma mia, calcio d'angolo. La Lazio non vuole mollare l'osso. La Lazio non vuole mollare l'osso. Attenzione, palla che non esce, però calcio d'angolo ancora. Azione buona per la Lazio, ma Neymar recupera un gran pallone. Scusatemi per la fase concitata della partita, raga. Quindi non riesco magari bene a aggiustare la situazione in campo. Dai, Neymar, dai, Neymar, dai, Neymar. Accelerazione sul lato di sinistra. Neymar tiene la di. Si ferma. Neymar vede il movimento di Wood. Che vede. No, Wood mio. Mamma mia, che errore che hai fatto. Pallone lunghissimo in profondità. Riesce a stopparlo. Attenzione. Please. No, ok. Mamma mia, che azione velocissima della Lazio. Con tre tocchi. Con tre tocchi si è portata davanti all'area di rigore. Davanti Plizzari. Neanche davanti all'area di rigore. Davanti Plizzari. Ora il Venezia però ha nuovamente il possesso della palla. Cerca di giostrarla con calma. No, pallone completamente sbagliato da parte di Wood. Che è già il secondo pallone che sbaglia, signori miei. È già il secondo pallone. Se mi sbaglia il terzo, raga, lo faccio uscire a Wood. Non mi interessa. Mi gioco la terza sostituzione con Isak, praticamente. Se mi sbaglia di nuovo un passaggio, Wood. Non, se ne torna nello spogliatoio, praticamente. Ah, dai. Orsolini non ha più tanto il fiato. Attenzione! Mamma, che parata di Plizzari. Oh, arbitro, è finita. Sono 2 minuti e 45, dai, che cavolo però, ma porca miseria, cioè è la seconda volta che gli dà 3 minuti di recupero. Fuori, grande Lollo con una sforbiciata volante, mamma mia che sforbiciata volante, spettacolare di Lollo Caffè. Primo tempo supplementare finito, raga, il Venezia trova il gol del 2-1 con Mbappé, altri 15 minuti nel secondo tempo di supplementare per chiudere l'argomento, per chiudere la partita, signori miei. Una grande Lazio ha cercato, si sta battendo con i denti, con il sangue, con tutte cose praticamente, con il coltello fra i denti, signori. E cosa volevo dire? Coltello fra i denti. Attenzione, grande l'anticipo, meno male che l'ha anticipato. Attenzione ancora al movimento del Venezia, Castagna vede al centrocampo Mbappé è completamente solo. Mbappé per Orsolini la ridà Mbappé con calma per Wood con calma per Castagna per Mbappé completamente da solo. Mbappé Neymar che vede però il buon movimento. Attenzione Orsolini vede vede Neymar. Chi è stato? No, Mbappé, scusatemi signori, doppietta di Mbappé, 2-2 del Venezia, 2-2 del Venezia, è partita chiusa, doppietta di Mbappé, è partita chiusa, bello così, tiro potente di destro, 2-2, quinto gol per Kylian Mbappé e diamogli la giusta standing ovation. Mamma mia che ce la siamo vista brutta, raga. Ho avuto paura dei rigori, sono sincero. Fuori Mbappé, dentro Isak. Dai, facciamo giocare Isak. Ho avuto veramente paura dei rigori, signori miei. Però, per fortuna, ci siamo dati una svegliata nel secondo. Nei tempi supplementari ci siamo dati una svegliata. Venezia 2, Lazio 2, signori miei. La Lazio ha accarezzato il sogno di ribaltare la partita.
e di poter cambiare le sorti praticamente del suo cammino in questa Coppa Italia e potersi riportare e poter avanzare il turno. Ma il Venezia praticamente nei tempi supplementari abbiamo ridimensionato la squadra laziale e siamo portati a casa il passaggio al turno. Al 116esimo, signori, mancano gli ultimi 4 minuti di attenzione. Ancora Isak! Ci ha provato Isak, ma niente da fare. Pallone fuori completamente da qualsiasi schema del campo. Rinvio di Müller, che era stato bravissimo fino al fine del secondo tempo. Attenzione Lazio, gravissimo errore Plizzari, mamma mia. Lazio che si porta sul 3-2 nei minuti di recupero. Sono 2 minuti di recupero, attenzione signori, attenzione, 2 minuti di recupero, non dobbiamo fare cretinate. Attenzione, 2 minuti di recupero. La Lazio con calma con Neymar, palla dietro, siamo a 1 minuto e 3:20, 1 minuto e 20 di recupero, mancano gli ultimi 40 secondi in questo momento. È finita! È finita! Lazio batte Venezia 2-3, ma il Venezia passa il turno grazie al 2-0 dell'andata. Risultato totale 4-3, signori miei. Nella doppia sfida 4-3 e il Venezia avanza anche in Coppa Italia. Mamma mia, il sogno triplete continua, signori miei. Il sogno triplete continua. Tantissima roba. Mamma mia, ho sudato parecchio. Mamma che partita che è stata, raga. Mamma che partita che è stata. Però ce l'abbiamo fatta. L'importante era passare il turno. Dall'altro lato il Cagliari-Bologna. Cagliari 2, Bologna 0. Passa il no, ancora non si sa il risultato dell'altra partita. Attenzione, ragazzi, ci possiamo giocare la finale contro o Cagliari o Bologna? Finale di Coppa Italia con Cagliari o Bologna? Assurdo. Andiamo a fare le interviste, dai, 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 che il nostro comodino è carico. Laird avrebbe potuto aiutare. Boh, non lo so, mi può dimostrare che sbagliavo. Perché Laird pare panchinaro. Vabbè, ha preso una prestazione bellissima nel complesso. Hanno meritato di vincere. Non si possono perdere partite così. Ecco, diamo un attimo una. Era fondamentale, raga. Se avessimo perso questa partita, saremmo finiti fuori dalla Coppa Italia. Allora, in campionato siamo primi, raga. Abbiamo superato la Juventus a pari partite, a parità di partite. Abbiamo superato la Juventus. Siamo a 72, Juventus a 71. In calendario, allora, noi rimangono un bel po' di partite. Abbiamo quella di Champions, il ritorno di Champions con il Paris Saint-Germain. Io voglio vedere se c'è la finale di Coppa Italia. No, ancora non c'è stata la finale di Coppa Italia. Ok, va bene, va bene. Va bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!